Buongiorno amici di Ante, benvenuti a queste pillole di Mondo Calcio di mercoledì 9 maggio. Siamo con i colleghi amici Roberto Valeri. Buongiorno. E Benedetto Marinangeli. Buongiorno. Anche perché ormai il tutto si è concluso, il campionato, con questa Samba che, come disse quella, tozzi e bocconi con tutte le varie vicende societarie e tecniche. Siamo arrivati terzi, però diciamo è come la passatella, siamo signori, aspettiamo il volere, quello che saranno le squadre che dovremo affrontare per poi entrare il 20 e il 23, il 24 e il 23 in casa. Roberto, quanto ci giochiamo in questi playoff considerando quello che è successo, la squadra che abbiamo e quante ce ne stanno di nobili decadute che ambiscono a tornare in Serie B? Ci giochiamo parecchio e parecchio dipende da noi, a mio avviso. Questo risultato nel complesso ha del miracoloso dal mio punto di vista, non tanto per i valori della San Benedettese, ma per come l'ambiente, qui è meglio non approfondire perché tutte le componenti hanno contribuito, come l'ambiente ha cercato di complicarsi la vita per tutta la durata del torneo. È un terzo posto che mantiene fede all'obiettivo della società che voleva migliorare quello dello scorso anno. Le concorrenti sono agguerritissime perché a mio avviso le due del girone sud, Catania e Trapani, sono davvero molto forti. C'è da considerare la Casertana che ha avuto un girone di ritorno incredibile. Dall'altra parte c'è il Monza che, se non erro, è anche la miglior difesa di tutti e tre i gironi, quindi ci sono delle corazzate e ci sono delle sorprese. Io continuo a sottolineare sempre che il Padova negli altri due gironi sarebbe arrivato quinto, quindi noi abbiamo giocato nel girone più equilibrato. Sì, esatto. Non c'era l'ammazza campionato e di conseguenza resta un po' il rammarico per non aver magari approfittato in determinati momenti in cui potevamo essere noi ad allungare e a provare la fuga. Però ha dell'incredibile che, nonostante il fatto che abbiamo provato a complicarci la vita in tutti i modi, siamo comunque arrivati terzi. Significa che allora forse anche qualcun altro deve temere noi, certo, mentre noi stiamo ragionando sulle altre contendenti. Perché insomma un collettivo buono, anche se è stato il cambio tecnico, prima Moriero, poi Capuano, è ritornato Moriero. Però penso che la squadra, anche se non è diciamo una prima donna, però se la può giocare. Però bisogna vedere quanta benzina ancora abbiamo da poter spendere in questo rush finale. Sì, io a Trieste nel secondo tempo di benzina ne ho notata parecchia, sì, ma anche a livello fisico alla fine noi stavamo meglio della Triestina, a mio avviso. La partita è un po' anomala perché nel momento in cui la Triestina ha capito che il Mestre stava perdendo e solo vincendo avrebbe potuto agguantare all'ultimo respiro l'ultimo posto utile, si è naturalmente scoperta, noi abbiamo avuto buon gioco. C'è stata la traversa, il gol annullato, che purtroppo lascerà sto punto interrogativo. Lascerà un punto interrogativo. Io sono d'accordo con Capuano quando diceva che guarda caso, se l'episodio è dubbio, ci viene fischiato contro. Esatto. E questa è un'altra incognita. Comunque, ripeto, secondo me noi a livello di volontà ce l'abbiamo. L'importante è che questa quindicina di giorni venga usata per consolidare il modulo, perché abbiamo visto anche a Trieste che Moriera ha provato subito a cercare di impostare il suo, non esatto, ha pensato a mantenere quello di Capuano e che non sia usata, voglio dire, per rinfocolare determinate situazioni che non fanno bene alla San Benedettese. Sicuramente. Betto, sei d'accordo con Roberto? Anche perché adesso giustamente, però ecco, come diceva Roberto, almeno abbiamo mantenuto i propositi iniziali, fare meglio lo scorso anno, abbiamo sfiorato il secondo posto, però stiamo lì e ce la giochiamo fino alla fine. Ma te la devi giocare fino alla fine, bisogna vedere se te la fanno giocare fino alla fine. Lo dico a ragione di causa, come si dice in gergo legale, due indizi fanno una prova, qui ce ne sono 6-7 indizi che fanno una prova, cioè che la San Benedettese non è ben vista dai piani alti, sì. Ma in questo caso
sarebbe come gettare di scherzo tutto lo sport, insomma. Io non ci credo a queste cose, però se andiamo a analizzare tante, infatti, tante situazioni, ho fatto un pezzo su cronachepicene.it su i casi dubbi fischiati contro, ne ho contati 7, compresi 7 partite, in 7 partite tutti gli episodi dubbi contro la Sammertese, iniziando dalla gara interna con il Fano, un rigore dato, non dato su Miracoli, con conseguente distruzione alla caviglia, sì, all'attaccante della Samp, un mese e mezzo fuori. Gol in fuorigioco del Mestre, gol annullato col Mestre a Consonni in posizione regolare, gol annullato incredibile a Miceli per una presunta trattenuta di Pasquale con la Reggiana in casa. 3 metri di fuorigioco a Padova per il vantaggio della formazione veneta. Poi ci fu il pareggio. Poi abbiamo, per non dimenticare, forse il rigore leggermente magnanimo di Vicenza per la trattenuta di Tomi su Comi. Sì, parole. Sì. C'è poi i 2 rigori di domenica, il gol annullato che l'ha visto soltanto l'arbitro, perché neanche le immagini televisive sono riusciti a far vedere chiaramente se Valente era in posizione o meno di fuorigioco. Che dimentico? Beh, insomma, forse ne dimentico qualcos'altro, e effettivamente sono tanti. Sappiamo chi è il designatore della Serie C, lo conosciamo bene, dopo quel facciamo nome, come tanto lo sa Giannocchio. Chi è, perché lo conosciamo bene, visto quello che combinò un Pescara San Benettese il 2002-2003 all'Adriatico di Pescara, 2 rigori netti non assegnati da San Benettese sullo 0-0, un gol annullato sull'1-0 per il Pescara. A questo punto uno pensa, allora, fanno carriera gli incapaci e presuntuosi. Esatto. Vabbè, l'importante è che stai. Che stai lì, ce la giochiamo fino alla fine. Se te la fanno giocare, ora la Samba si ritroverà domani, riprenderà a allenarsi fino a domenica. Dopodiché, settimana tipo, perché il 20 si rigiocherà nella prima. La prima, intanto, venerdì ci vediamo chi è che passerà il primo turno di questi playoff di girone, perché venerdì si gioca a partita unica, che poi entrando in gioco le quarte classificate. Esatto. Andata bene, secondo me è andata molto bene, anche perché se avessimo vinto non sarebbe cambiato nulla a Trieste. Sì, perché no, secondo, terzo, perché stessa sempre cosa. Terzo posto con lo svantaggio, lo scontro diretto col Sud Tirol. Però c'è anche da recriminare tanti punti persi per strada. Le tante polemiche che hanno destabilizzato l'ambiente, la lotta interna tra proprietà e Capuano, che alla fine ha destabilizzato anche la squadra, perché sì, è una squadra che sente le due parti sempre in conflitto, alla fine viene anche, è come quello che succede in famiglia tra moglie e marito, il figlio ne risente. Esatto, si destabilizza anche la squadra e conseguentemente sono persi tantissimi punti, soprattutto nell'ultimo mese di campionato, che poteva permettere un secondo posto agevole da parte della San Benedetto, senza considerare che si sarebbe avuto anche l'opportunità di agganciare il Padova, perché il Padova sì, squadrone, speso 7 milioni di euro per fare la squadra, tanti giocatori di Serie B, però non è che abbia fatto vedere questo, sì, esatto, strapotere. Esatto. Non ha stravinto come sì, ci si aspettava. Io vi faccio una domanda a entrambi, che diciamo, che c'entra questo, perché sabato prossimo il Porto d'Ascoli si gioca un qualcosa che va a coronare tanti anni di eccellenza. Questo è il quarto tentativo, riceverà l'Atletico Gallo, e se il Porto d'Ascoli riuscirà a vincere, andrà a fare lo spareggio con Classe, sarebbe la società di Ravenna, e pare che servirebbe solo quella andata e ritorno, perché se vince quella non dovrebbe fare con Lazio e Toscana, andrebbe di diritto in Serie D. Betto, tu l'hai seguita in tempi non sospetti, fin quando non hai fatto il saltino giornalistico, quindi tu conosci l'ambiente, conosci tutto. Ti dico, io poi ci ho giocato col Porto d'Ascoli, quindi un anno. Ecco, quindi, poi hai anche trascorsi. Non è che che sfondi una porta aperta, che dire, ha un potenziale offensivo di grandissima categoria, Rosa, Bucchi, Minnozzi e anche il giovane Renzi,
99, sì, sì, che si sta mettendo in luce. Sant'Alfonso in panchina, è stato il mio capitano col Porto Raschi, un ragazzo serio che ha dato, che è riuscito a dare quella tranquillità alla squadra dopo l'esonero di Pergolizzi, che forse l'aveva buttata un po' troppo sul professionismo. Esatto, in una hai realtà, detto bene. In una realtà che puramente dilettante tra amici, quindi Sante è stato bravo a ridare serenità, ha dato quei giusti accorgimenti tattici che bene o male si sanno fare, e quindi si è vista una squadra che potenzialmente lì davanti, ragazzi, è una delle più forti della categoria. Due risultati su tre a disposizione per passare il turno, vediamo domenica, forse vengo pure io sabato pomeriggio, mi sa che faccio l'accredito e vengo anch'io a vedere questa partita, perché è un momento storico per sì, è il quarto tentativo dopo aver sfiorato per tre campionati alla fine i playoff, questa volta sì, secondi assoluti dietro a Monte Giorgio, che sappiamo tutti che ha fatto un grande molto campionato forte, dopo ha avuto questo calo. Io se il portone avesse avuto la partenza più felice, attenzione che sì, sicuramente se la giocava fino alla fine. Però dai, siamo fiduciosi, vediamo, una realtà importante, dirigenza composta da amici. Tutti ex amici, calciatori degli anni 80, quelli famosi del primo anno di promozione del Porto, esatto, d'Ascoli, anno 86-87, i fratelli Ciotti, Massi, Gigi Traini, sono tutti quanti loro, erano quelli che io manca soltanto il bomber Pezza, che era, esatto, con Gigi Traini faceva la coppia di lusso, proprio per bei tempi, sono bei tutti tempi quanti lì. Però ecco, io mi ricordo anche lo dicesse, se è d'accordo pure Roberto, le parole che disse Capuano dopo i due allenamenti: ha detto società seria, veramente ambiente professionale, sala medica, cosa che in molti campi dilettanti non trovi. Ma neanche in Serie C le trovi in qualche società, esatto, visto certe situazioni che vivono alcuni club. Certo. Quindi diciamo che dai, vediamo, dai. Non mettiamo il carro davanti ai buoi, ma aspettiamo sabato. Roberto, vediamo. Sei d'accordo, anche se tu sicuramente l'hai seguita indirettamente, però penso che da buon sammettese sai quello che sta succedendo. Ma io ho avuto contatti con il Porto d'Ascoli in via trasversale, ho avuto modo di apprezzare il loro terzo tempo, sì, a livello che hanno loro, hai detto loro. Una grande quindi, cosa che altri hanno imitato poi. Ecco, diciamo che se nel calcio andassero avanti le società che rispettano un certo tipo di fair play, il Porto d'Ascoli sarebbe assolutamente al di sopra della maggior parte delle società dilettantistiche. Premiata tra l'altro, grazie a queste, non solo, come società elite a livello regionale, che non tutti hanno sto titolo. Sì, tra l'altro hanno anche un settore calcistico femminile che sì, è tra i più apprezzati nelle Marche, esatto, oltre a quello, esatto, di Iesi. Esatto. Io credo che per il movimento calcistico san benedettese in generale sarebbe preziosissimo il salto di categoria per il Porto d'Ascoli, e a quel punto lì io mi auspicherei un contatto diretto a livello tecnico tra Porto d'Ascoli e San Benedettese, perché giusto, non vorrei mai, come esatto, non vorrei mai che per carità, se il Porto d'Ascoli salisse di categoria, io da tifoso del Porto d'Ascoli mi aspetterei di veder trattenere, certo, almeno per il primo anno, certo, i pezzi migliori, certo, però onestamente non vorrei mai che andassero magari a una 25 di chilometri di, esatto, di distanza da qui, cioè vorrei proprio un contatto diretto maggiore tra le due società. Sarebbe anche perché poi non perché dobbiamo gioire sulle disgrazie altrui, il Monticelli dopo tre campionati in Serie D è retrocesso, e quindi il Monticelli, che era un po' così l'altra società importante di Ascoli, e se la Samp ha un anche il Ciabino, sì, due su tre, e praticamente noi potremmo così non gioire, però a portare il Porto d'Ascoli in Serie D sarebbe anche un qualcosa in più per San Meto e anche per il territorio. Ma da un certo punto di vista in miniatura ci avvicinerebbe a Verona, sì, a Milano, certo, alle grandi metropoli, esatto, a chi ha due società in categorie importanti. Quindi ci uniamo all'imbocca al lupo, che sabato tornerà anche il grande Notarinangelo. Grazie Roberto, grazie Betto, e sempre grazie, buona giornata sempre a tutti. Forza Samba.